Nuova sede per l'Informa Giovani Gubbio. Dopo i vari traslochi nel corso degli anni, lo spazio di ascolto, di orientamento e di formazione per i giovani dai 14 ai 35 anni ha trovato finalmente il luogo che meglio si addice alla sua natura, la Biblioteca Sperelliana. La cerimonia di inaugurazione con il sindaco Filippo Sirati e gli assessori della Giunta Simona Minelli, Gabriele Damiani e Valerio Piergentili si è svolta durante la presentazione delle opere dei giovani artisti partecipanti alla sesta edizione di TAG, Tracce d'Arte Giovanile. La rassegna quest'anno, oltre a Gubbio, ha messo radici anche nei territori della fascia, con i comuni di Gualdo Tadino, Costacciaro e Sigillo, dove i ragazzi e le ragazze che hanno aderito al progetto hanno dato sfogo alla loro creatività con l'idea e il proposito di riqualificare la città attraverso l'arte. Leonardo Bocci, Alessandro Pannacci, Agnese Pierotti, Matteo Vispi, Rise the Cat, Sasha Toli, Letizia Bianconi, Marianna Riccardini, Michela Biscontini. Questi gli artisti che con le loro opere hanno arredato rispettivamente il sottopassaggio degli ascensori di via 20 Settembre, il chiostro della Sperelliana e il parcheggio multipiano di San Pietro a Gubbio, l'antico frantoio dell'Olio di Costacciaro, la chiesa di San Giuseppe di Sigillo e Casa Cagliani di Gualdo Tadino. Un progetto, quello di TAG, che ha visto la collaborazione di Marilena Scavizzi, Toni Bellucci e Andrea Benedetti, i quali hanno provveduto a selezionare le proposte meritevoli di essere esposte, dalla fotografia ai murales, dal collage alla videoinstallazione. Gli artisti hanno dato dimensioni alla loro verba artistica, lasciando la propria etichetta, il proprio segno, il proprio tag nel territorio.